Pensiamo alle generazioni future e ricordiamo di voler rendere la nostra casa un posto migliore per i nostri figli e per i figli dei nostri figli, in modo che conoscano l'esistenza di un mondo più giusto per loro. E attenzione, non dimenticatelo mai, noi possiamo renderlo migliore. Fermi di Lanciano, sempre molto attiva anche per sensibilizzare non solo gli alunni, i propri alunni, ma anche a volte il territorio, lo fa anche questo Natale 2022, un Natale purtroppo triste a causa della guerra in corso in Europa, sensibilizzando un po' la cittadinanza al tema della pace. Con me qui la preside dell'Istituto di Città Fermi, professoressa Anna Maria Sirolli, insomma un istituto che si riconferma sempre molto attivo, non manca occasione per aprirsi anche al territorio in questo modo. Sì, abbiamo recepito l'invito da parte del Comune di Lanciano di partecipare alle iniziative natalizie e chiaramente questa occasione è stata l'occasione per consentire ai ragazzi di dare un messaggio forte, cioè il messaggio del valore della pace e della fratellanza tra i popoli, proprio in un momento in cui il mondo sta vivendo eventi drammatici come per esempio la guerra in Ucraina, in Russia. Preside, questa potrebbe chiamarsi la vera scuola in un certo senso, no? Quella che veramente trasmette poi dei messaggi educativi ai ragazzi, rendendoli partecipi, soggetti attivi proprio, no? Di queste tematiche, insomma, di queste attività. Certo, la scuola sicuramente non è soltanto quella che si fa all'interno delle aule scolastiche, ma anche quella che riesce ad andare oltre le aule scolastiche, a recepire quelle che sono le esigenze, le istanze che vengono dal mondo, ma anche dal territorio. E quindi è proprio attraverso queste attività che possiamo chiamare laboratoriali che i ragazzi hanno l'opportunità, oltre che di istruirsi, anche di educarsi e di crescere. Un istituto che non è semplice, lo ricordiamo, perché insomma ha 5 indirizzi.
ragazzi, quindi non è facile mettere insieme tutte queste competenze e conoscenze. Lo ricordiamo, l'Istituto di Città Fermi è uno degli istituti più grandi d'Abruzzo e della provincia di Chieti, con il liceo delle scienze umane, il liceo linguistico, il liceo economico sociale e poi con due tecnici della ragioneria e geometri, per così intenderci in modo classico. Oggi ovviamente hanno cambiato denominazione, quindi insomma è una, anche come dire, uno sforzo in più da parte dei docenti, degli studenti, insomma della scuola tutta, nel rendere trasversale anche alcune attività. Certo, in questo lavoro abbiamo visto valorizzate le competenze di tutti i ragazzi appartenenti a tutti gli indirizzi di studio, proprio perché sono delle attività interdisciplinari e sono delle attività in cui tutti i docenti hanno collaborato nell'ottica appunto di una comunità educante. Tra l'altro è proprio notizia di queste ore, Preside, si andrà ad aggiungere probabilmente un sesto indirizzo dal prossimo anno, quello turistico quadriennale, giusto? Sì, certo, il nostro istituto è stato individuato dal Ministero come scuola sperimentale per attuare da questo anno scolastico l'istituto tecnico ad indirizzo turistico della durata di 4 anni, che è un istituto che rilascia un diploma valido a tutti gli effetti di legge come i percorsi quinquennali. Quindi ci auguriamo di avere una buona risposta da parte dell'utenza, perché il nostro territorio sicuramente ha bisogno di queste figure, essendo un territorio che va sempre di più verso la valorizzazione del turismo. Beh, in effetti non dimentichiamo, tra la Via Verde, che sta in grande, ovviamente sta vivendo un'espansione enorme, e tutto il turismo quindi della costa ma anche dell'interno, che finalmente stiamo vedendo, come dire, risorgere dopo tanto tempo. Quindi c'è veramente tanto lavoro. Poi non dimentichiamo, c'è una facoltà anche a Fossacesia, una facoltà di scienze turistiche dell'Università di Teramo, agganciata all'Università di Teramo. Quindi insomma davvero il turismo comincia in questo territorio a vivacizzarsi in tutti i sensi, cominciando proprio dalla formazione. Certo, la formazione, che è una cosa importantissima, perché anche nel precedente anno scolastico diverse famiglie volevano appunto che si iniziasse questo percorso, poi per motivi burocratici, perché l'autorizzazione è arrivata troppo tardi, non è stato possibile avviare questo percorso. Quest'anno ci auguriamo che decolli, proprio perché comunque, oltre chiaramente alla risorsa del lavoro dopo il diploma, c'è anche il discorso che è un diploma che consente di abbreviare di un anno il ciclo di studi e consente di accedere a tutte le facoltà universitarie, mettendoci in linea con quanto succede nel resto d'Europa. E mi consenta, Preside, tra l'altro di tutto di più, giovedì prossimo farà l'ultima puntata del 2022 proprio con 3 istituzioni e enti insomma musicali di Lanciano: l'Associazione Masciangelo, la Scuola Civica Musicale, l'Associazione Fedele Fenaroli di Lanciano. Tutte e tre insieme parleremo di musica, di tradizione musicale a Lanciano. Il suo è un istituto che da anni chiede il liceo musicale, e è arrivato prima il turistico e questo musicale stenta a decollare, ad arrivare. Sì, auspichiamo che il prossimo anno ci sia anche l'autorizzazione per il liceo musicale, perché anche per il liceo musicale abbiamo tante richieste, perché i nostri ragazzi sono costretti, nel caso vogliono frequentare il liceo musicale, a spostarsi su Pescara piuttosto che su Vasto. Bene, Preside, grazie. Allora, nell'occasione, in questo speciale di tutto di più, non possiamo insieme che fare gli auguri di Buon Natale a tutti i nostri telespettatori e alla cittadinanza tutta. Auguri a tutti, Buon Natale e buone feste. E a tutta la comunità, ovviamente, del De Titta Fermi. Senz'altro. Ed eccomi circondata letteralmente da tanti ragazzi, e dunque vediamo di far dire loro, ai veri protagonisti di questa sera, qualcosa. Allora, tu sei? Chiara. Luca. Luca o Chiara, chi vuole così, non so, dire qualcosa per prima, che cosa significa per voi, cosa ha significato per voi oggi essere davvero protagonisti delle attività inerenti il Natale a Lanciano e di essere portatori del messaggio di pace? Allora, sicuramente è stato molto bello, un'esperienza comunque del tutto unica, perché comunque diciamo, con tutte le guerre che ci sono qui nel mondo, è anche giusto nel nostro piccolo fare qualcosa che potrebbe portare la pace, ecco, anche semplicemente facendo qualcosa, ripeto, di minimo, veramente piccolo, possiamo fare la differenza, ecco.
La penso come Luca e volevamo ringraziare la scuola per averci dato questa opportunità di poter partecipare a un'esperienza simile. E perché comunque pensiamo che la scuola non è basata solo sullo studio, ma deve essere basata pure su queste attività formative, sì. E qualche altro ragazzo vuole dire qualcosa? Coraggio ragazzi, eh? Facciamo una cosa, al mio tre tutti insieme buon Natale, 1, 2, 3, buon Natale!